Finalmente è giunto il momento. Finalmente è uscita. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate l'assenza prolungata di mesi ormai. Siamo ritornati perché finalmente è uscita la farina firmata da Ian Spampati. Cioè, perché ho deciso di creare una farina? Innanzitutto per andare incontro a tantissime esigenze di mercato, sia nell'ambito professionistico e sia nell'ambito amatoriale. È una farina studiata apposta per fare sia tipologie di impasti ad alta idratazione, quindi pizza in pala romana, teglia romana, la tonda romana. Poi è una farina studiata apposta per il pane, quindi pane con pasta madre, i rinfreschi dalla pasta madre stessa e anche grandi lievitati, appunto, a partire dal panettone, colomba e pandoro. Di base, questa farina è una farina forte, quindi con un BPV compreso dai 360 ai 400 circa, quindi dovete usarla in strascioltezza, cioè proprio in scioltezza, quindi potete usarla per qualsiasi tipologia di impasto. È una farina di tipo 0, quindi il suo grado di abburattamento è una tipo 0, quindi di base è una farina bianca e si presta benissimo al suo miscelamento con altre tipologie di farina. Però vedrete che la sua peculiarità è comunque quella di usarla in purezza, perché comunque è una farina che vi permette di fare certe tipologie di impasti comunque complessi e di assorbire grandi quantità di liquidi, grassi e zuccheri in qualsiasi tipologia di impasto. Qua con me c'è anche Mirko. Quale impasto faremo per testare la prima prova di questa farina? Beh, sicuramente una base ad alta idratazione. Quindi faremo una focaccia ad alta idratazione in teglia, appunto faremo un bel focaccione, quindi che poi lo taglieremo a metà, sarà il luogo di un grandissimo topping, di una grandissima farcitura. Quindi bando alle ciance, sigla. L'impasto sarà formato da due fasi, quindi la prima parte sarà la parte della viga, quindi il prefermento, che riposerà a una temperatura di 16 gradi per 14-16 ore, e poi ci sarà la parte del rinfresco, quindi la parte che faremo successivamente il giorno dopo e che andremo a rimpastare con altri ingredienti. Come sempre vi ricordo che tutto il ricettario è tutto qua in descrizione. Oltretutto, se tu sei in inglese e non parli l'italiano, abilita i sottotitoli qua sotto, mi raccomando, perché comunque sto facendo anche un lavoro di traduzione in lingua inglese, quindi in tutto il mondo potrete vedere queste tipologie di video e riuscirete a capirli nel migliore dei modi. Ok, allora la nostra biga è qua, l'abbiamo fatta 14-16 ore fa, questa consistenza spugnosa, ok, deve essere comunque leggermente elastica e formata, perché appunto è dovuto al processo di fermentazione. Ora andiamo a inserire nell'impastatrice la mia farina per il rinfresco, la biga, il malto e l'acqua. Incominciamo a impastare per 6-7 minuti, poi procederemo con il sale e con l'acqua rimanente. E voilà. Adesso la tagliamo e mettiamo in impastatrice. Adesso, come in tutte le prime fasi degli impasti, andremo a far creare la prima parte di maglia glutinica, poi inseriremo il sale e infine la seconda acqua a filo. Molto importante questa parte qua, perché comunque dobbiamo dare modo alla farina di assorbire al meglio i liquidi e quindi creare la prima struttura del glutine. Buongiorno!
arrivati a questo punto che l'impasto elastico, dentro con il sale, subito, veloce, veloce. Ok, adesso l'impasto è pronto, lo mettiamo su un tavolo da lavoro a riposare 5 minuti, una serie di pieghe e poi mastello circa al raddoppio del volume. Ok, adesso fuori dall'impastatrice lo mettiamo qua 5 minuti, serie di pieghe e poi mastello a lievitare fino al raddoppio del volume a temperatura ambiente. Poi palline, rilievitazione in cassetta, poi cottura. Cazzo che pasta! Guardate quanto è soda! Quanto è soda la pasta! Cioè 80% di idratazione. Cioè, guarda! Appena tolta, mani pulite, super elastica. Se ne di yeah. A differenza di tante altre farine, questa ha anche la caratteristica di avere un pisuelle leggermente più alto rispetto alle altre, infatti è leggermente più tenace, ok? Però è una caratteristica che a me personalmente è sempre piaciuta e che ho sempre riscontrato una cosa positiva in determinate farine, anche da panificazione. Cioè, guarda. Cioè, guarda che forza che ha. ...80% di acqua. Wow! Ora 2 ore a temperatura ambiente circa, diciamo al raddoppio del volume, e poi andiamo a fare le palline. Ci vediamo. Mettiamo in mastello la pasta e ci vediamo più tardi, che io ho fame, sinceramente vado a mangiare. Ciao! Che bene! Vai. Ok, eccoci. Dopo circa 2 orette di lievitazione a temperatura ambiente, le bocce sono di questa dimensione qua, devono avere abbondantemente raddoppiato di volume. Comunque vedete che bella consistenza che ha. Adesso andiamo a stenderle in modo molto delicato. Teglia di ferro importantissima, la bruciatura
Vi invito a vedere un altro video dedicato che ho fatto sempre sul mio canale YouTube riguardante la bruciatura delle teglie, come farla in modo corretto. Adesso andiamo a stendere. Ok? Riguardiamo le basi. Ok? Ora un filo d'olio extravergine d'oliva sulla teglia. Adesso andiamo a stendere in modo molto delicato, ma deciso comunque. Polpastrelli, ok, andiamo a fare la nostra impronta per tutta la teglia. Vedete comunque la base come trattiene tutti i gas di fermentazione, quindi comunque la farina reagisce in modo sublime. Posizioniamo la base sulla teglia e ora andiamo a sistemarla pian pianino. Dunque il peso della teglia, questa qua 60-40, è 1300 grammi per fare la focacciona ripiena, se invece voi a casa per la vostra teglia di casa 650, ok? Comunque se venite con me, guardate già le basi che sono nel forno, adesso guardate che spettacolo. Un filo d'olio sopra. Ora andiamo in cottura, 250 gradi in forno statico, ok? Se avete la possibilità di una ventola, tenetela aperta comunque per far asciugare la base, per circa dai 10 ai 12 minuti circa. Poi dopo siamo pronti per tagliarla a metà, farcirla e godersela. Ma guardate, pazzesco il colore, sentite? Appena uscita dal forno la tagliamo a metà per far fuoriuscire l'umidità in eccesso all'interno della pasta, della struttura. Wow! Bella! Assaggiamo subito un pochino di mollica. Anche qua sta pronta. Guardate il colore dorato della crosta sottile. Sono le cose importanti per questa tipologia di focaccia. Adesso andiamo a farcirla. Perfetto, facciamo una super laidata, quindi tonno, maionese, miscelati e andiamo a metterla su tutta la base come se fosse una crema spalmabile a tutti gli effetti. Io non mi prendo la responsabilità di questa tipologia di topping perché è una droga, quindi state attenti, fatene buon uso, mi raccomando, se no diventerete come me. Quindi piano con queste cose perché il contenuto pornografico è veramente alto e comunque vietato ai minori di 18 anni, assolutamente. Ora, misticanza come se piovesse. Andiamo a metterla all'interno della nostra focacciona.
Madonna, che profumo. Fame. Fame. Ciao. Ciao Clara, stai bene? Perfetto, mozzarella di bufala, campana d'op. Un saluto ai nostri amici napoletani. Ok, ora mettiamo delle olive taggiasche. Perfetto, ora sopra il coperchio. Un filo d'olio extravergine d'oliva. Che spettacolo, che spettacolo, guarda qua, guarda che pizza, guarda che roba, eh? Massa, oh. Vabbè, facciamo così, guarda, io perché sono comunque generoso e voglio condividere con voi questo assaggio, assolutamente questo assaggio. Vado, crema di tonno e maionese, bufala, olivetta giasca e misticanza speciale. Mamma mia, mamma, mamma mia. Dicevo, che roba. Beh ragazzi, che dire, io vi ringrazio sempre di aver visto questo video, ci vediamo al prossimo, mi raccomando iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, abilita la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!